passo la parola a un carissimo amico, al moderatore Emanuele De Nobili. Bene, allora faccio innanzitutto grazie Giorgio per l'invito. Come sai, questo è il primo weekend libero che ho in tutta l'estate. E ho chiesto a moglie e figlia di perdonarmi, però ci tenevo a essere presente oggi, perché essere moderatore a un evento del genere, anche dedicato al professor Stagnaro, è una grandissima occasione. Io mi sento piccolo piccolo davanti al lavoro enorme che ha fatto nei suoi 60 anni, però mi è fonte di stimolo e di crescere. E poi anche la parterre di relatori che ho seguito ieri, stamattina, e che avrò il piacere di presentare oggi. E chiedo solo una cosa a tutti i relatori, perché abbiamo un'ora di ritardo sul programma, avete tutti 20 minuti, io al 15° minuto vi do i 5 minuti. Passati quei 5 minuti faccio come i convegni internazionali, tolgo la parola, stacco, perché rischiamo di finire alle 9. Qui chiedo a tutti veramente la massima precisione. So che avete tanto da dire, però i 20 minuti sono stati dati, cercate di condensare il messaggio che volete trasmettere nei 20 minuti. Non rubo altro tempo, do la parola a Bardolo, che ci parlerà di ossigeno e regolazione neuroendocrina. Mi ha colpito l'inizio di una frase che Giorgio ha scritto in memoria di Sergio Stagnaro, che io non ho avuto il piacere e l'onore di conoscere personalmente, in cui lui parla di perdita, abbiamo perso. Io invece voglio, come una sorta di yin e yang, ribaltare questo. Noi abbiamo guadagnato come umanità Sergio Stagnaro, e per meritarcelo abbiamo una grossa sorgente che è il suo esempio, perché è un esempio di un uomo che, credendo in quell'aspetto che molti medici hanno dimenticato, che è l'aspetto che collega la medicina alla spiritualità, è un aspetto che fa crescere verticalmente la coscienza di ogni individuo e fa sì che l'uomo medico, così come mi disse il mio grande maestro di medicina interna, quando si trova di fronte ad un paziente, deve prendersi cura di quel paziente come se fosse suo padre e sua madre. E quindi vedrai, Bartolo, sbaglierai di meno. E quindi in questa crescita e questa grandezza che ci lascia come esempio, la più potente medicina, che è l'amore, e soprattutto quello l'esempio che suo marito, signora, ci ha donato, fare tutto con amore. E quando si fa tutto con amore, il medico, e io che ho fatto semeiotica medica, perché era uno degli esami complementari che ti costringevano a fare in clinica medica, se volevi la tesi sperimentale che ti veniva data solo se avevi 28,5 di media agli esami, e durava 2 anni, con tante ore di reparto, di ascolto, di utilizzo dei vari sensi, la semeiotica, che ti costringe a cambiare visione. Poi a me, diciamo, poi la fortuna ha voluto che un giorno, incrociando per le scale un informatore di omeopatia nel 95 di questa clinica, gli è caduto un libro di omeopatia, io l'ho preso e l'ho letto, e da lì è nata la mia passione, perché 3 giorni dopo ero a lezione dal grande professor Matarrese, che mi ha insegnato il costituzionalismo e quindi le costituzioni, e quindi ritorniamo al terreno. E oggi, chiaramente, per fare onore al professor Stagnaro e a un grande che secondo me si merita un applauso, che è Giorgio Terziani, che ci permette di stare così vicini nella diversità di ognuno di noi, perché oggi, prima di me e dopo di me, ci sono tante menti illuminate, tante voci fuori dal coro, che però si sono unite nel nome di una nuova medicina, una medicina più spirituale, una medicina che si avvicini di più alla verità, alla vera luce.
E quando io ho inteso fare questa relazione, portarmi questi 20 minuti, perché sono pochi, Emanuele, quindi anticipami quando mancano 5 minuti. È chiaro. Solo che qua questo che fa? Chiaramente, tenendo presente che il nostro sistema biologico è strutturato in maniera molto complessa, ma anche molto brillante, e che noi siamo responsabili di questa cosa pregiata che è il binomio fra energia e materia, no? E beh, mi è venuto in mente la regolazione sistemica neuroendocrina per quanto riguarda il controllo dei nostri sistemi. E oggi ho sentito tanti professionisti che mi hanno preceduto, che hanno parlato del ruolo, soprattutto Monica, no? Del ruolo dell'ipotalamo. Ahimè, questa piccola area dimenticata, ma che attraverso lo studio delle costituzioni ho imparato essere un'area di gestione della nostra gioventù cellulare. Se noi manteniamo quell'area attraverso anche una banale ricarica del nostro bambino interiore, che ci dobbiamo ogni tanto ricordare di abbracciare, attraverso quella che è la più grande risorsa che abbiamo e che, ahimè, da quello che abbiamo visto oggi dal grande Luigi Montano e dal dottor Mariani, è il nostro pianeta che ci hanno mortificato, e quindi andiamo a cercare dei posti dove ritroviamo questo tipo di contatto. Abbiamo delle risorse per autogestire la nostra salute che sono potenziabili se conoscessimo alla base anche quella che è la nostra vis energetica, che cambia, e questa è la grandezza delle costituzioni, cambia da biotipo a biotipo. Perché tutti quanti nasciamo da tre fogliette embrionali, ma non siamo tutti uguali, perché quei foglietti embrionali che già subiscono un danno durante l'impatto embriologico, poi comunque appartengono già a un gameta, a uno spermatozoo che hanno fatto, poi ci sarà la brillante relazione di Simona sull'ovocita, perché stamattina siamo stati troppo maschili, cioè, oggi devi recuperare, perché lo yin e lo yang lo dobbiamo sistemare, sennò qui Silvia Di Luzzo si arrabbia che non ho bilanciato il neurovegetativo, e dice il flow del grande psicologo, dove sta Agnoletti? Il flow non lo teniamo. Per cui, vedete che fa il tronco encefalico in primis? Organizza già il ritmo. Ieri sera parlavo con Salvatore Di Meglio, come a Monopoli a Napoli, a che ora si cena? Alle 10, stranamente che a Monopoli a Napoli siamo un po' più piattoni, eh? E per forza, non trovo un ristorante aperto prima delle 8:30 di sera, scusatemi. Scherzo. Però questo tronco encefalico a sua volta, che regola tante funzioni, però dipende, vedete, da altre due grandi molecole, e quindi al di là delle costituzioni in chiave ipotalamica, e quindi vedremo che ci sono delle tipologie più ipotalamiche, delle tipologie costituzionali meno ipotalamiche, beh, un ruolo chiave ce l'ha la gestione di queste due molecole, perché queste due molecole sono fondamentali per il corretto funzionamento dell'asse neuroendocrino. E quando voi avete S-Drive, tante segnalazioni, ve lo insegneremo durante la scuola, voi attraverso S-Drive potete vedere se questo asse è ben regolato. Non occorre far spendere tanti soldi, andare a fare 3.000 esami. Attraverso un semplice esame come S-Drive potete valutare questo tipo di asse, che è fondamentale. È fondamentale per un corretto funzionamento di tutto l'asse neuroendocrino. L'ipotalamo, vedete, è una struttura altamente specializzata che tende a degenerare precocemente, e oggi abbiamo
tante sostanze che aggrediscono l'ipotalamo e che nascono nell'intestino. Ieri avete fatto vedere brillantemente l'asse intestino-cervello, che nei tuoi bambini, Monica, è molto danneggiato, per cui quell'ipotalamo se ne va in sballo. Ma oggi Francesco Garitano parlerà di una patologia in cui invece l'ipotalamo va in iperattivazione, che è uno dei grossi problemi. È come se voi avesse un allarme a casa, nella villa di casa, che scatta ogni volta che passa un soffio di vento. Quindi sarete chiamati tantissime volte, così succede al sistema, quello che poi noi chiamiamo stress. Ma lo stress poi ha delle sue regole, e poi vedremo il ruolo chiave dell'ossigeno nella regolazione dello stress. Anche perché noi siamo ritmati e i nostri ritmi seguono due fasi. Una si dice catabolica ed è iperossidatrice. È una fase di tipo ortosimpatico-tonico, dove sono attivi certi tipi di ormoni, soprattutto l'ormone tiroideo e il cortisolo. È praticamente questa fase, una fase in cui si attiva una elevata produzione energetica. Andiamo in acidosi, si attiva l'istamina, che è un profondo mediatore del connettivo, ma soprattutto della vasodilatazione periferica e soprattutto anche del raccoglimento delle tossine, che già avviene in questa fase ma si completa nella seconda fase. E in questa fase si ha una solubilizzazione del tessuto connettivo. Se manteniamo bene il bioritmo siamo capaci di avere un ottimo tono simpatico, perché il tono simpatico serve ad attivare un buon parasimpatico. Lo dicevano i cinesi dicevano che un ottimo yang nutre lo yin, che rigenera lo yang. E quindi abbiamo bisogno di questa capacità di alternanza fra infiammazione e disinfiammazione. Io quando spiego ai miei atleti, io sono il medico di una squadra di calcio professionista, sono un ex, molto ex calciatore, però quando spiego a loro la BIA, il dato più importante che li faccio vedere è il rapporto fra acqua intracellulare e acqua extracellulare, per farli capire non solo la stabilità delle loro membrane, ma la capacità di assorbire nutrienti. E questo rapporto dipende molto dalla capacità di recupero dell'atleta, per cui diventa fondamentale negli atleti, ma in tutti noi, per esempio, un buon e adeguato riposo. E il ruolo della matrice, che sicuramente verrà trattato da Francesco, visto che parlerà di fibromialgia, ma poi c'è anche il mio conterraneo, che praticamente non vedo in sala, che parlerà di ozono. E praticamente vi dico, nell'ambito dell'attivazione sul mesenchima, un mesenchima troppo attivato iperattiva il braccio TH2 della bilancia immunitaria, quindi chiaramente condiziona un'attività non solo immunitaria, ma crea altri tipi di problematiche, perché vedete, non è solamente lo sbilanciamento TH1-TH2 che poi è collegato a tante problematiche, ma è anche tutta la sua ormonoregolazione che ne risente. E quindi chiaramente una delle grosse regolazioni che dobbiamo tenere presente è soprattutto la regolazione endocrina, nel valorizzare la teoria di un grande studioso delle fasi dello stress, per comprendere come, se lavoriamo, così come ci ha anche incitato il professor Stagnaro, sul terreno preventivo, potremo sicuramente favorire tanti miglioramenti rispetto alle patologie futuribili. Quindi noi abbiamo un grosso compito, non è il nostro compito solo quello di disinquinare, di diciamo togliere i veleni, e questo spetta anche alla politica farlo. Il nostro compito di operatori della salute sistemica è anche quello di andare a valorizzare queste conoscenze, di poterle rendere anche maggiormente fruibili, e noi cerchiamo di farlo in tutte le maniere, ma soprattutto il nostro compito è anche quello di portare alla luce, no, quelli che sono dei concetti di base di medicina preventiva. E una buona capacità di regolazione
dello stress deve passare necessariamente da due grandi ghiandole, che sono la tiroide e la ghiandola surrenalica. Questo ce l'ha insegnato un grande della medicina funzionale americana, il professor Hans Selye, che nella sua legge, nella sua sindrome di adattamento generale allo stress, ha evocato quattro diverse fasi in cui noi andiamo a valorizzare il ruolo di queste ghiandole, di un ormone come questo, che è praticamente un ormone che è entrato in crisi nella nostra società, perché è un ormone che ha bisogno di ossigeno, è un ormone che ha bisogno di una buona fase di recupero notturno, l'ormone tiroideo, è un ormone che ha bisogno di una buona reattività cellulare, perché quando parliamo di patologia non dobbiamo pensare alla patologia organica, dobbiamo andare a discutere con la cellula. Ieri hanno fatto vedere un po' di minerali, il dottor Raja, che erano collegati all'ormone tiroideo. C'era il litio, che ne è un antagonista, c'era il potassio, che ne favorisce l'ingresso, c'era il selenio, che favorisce la conversione dell'FT4 in FT3, no? E c'era poi lo iodio, che è quello che solitamente conosciamo tutti. Ma questo ormone è fondamentale, vedremo, perché vedete, oggi c'è stata la splendida lezione del dottor... Dove ho messo il bicchiere? L'hanno spostato qua di... Dicevo... Approfitto per darti 5 minuti. Ok. E vi dicevo, vedete, l'ormone tiroideo ha un sinergismo con l'insulina, di cui accelera la degradazione, cavolo. E quindi immaginate, vedete, questa è una slide dove al primo posto vedete che c'è i xenobiotici, gli estrogeni contenuti nella plastica, mercurio, metalli tossici. Questi sono i tre organi bersaglio dell'ormone tiroideo. Questo è un ormone che è il principale regolatore del metabolismo cellulare, ha bisogno di ossigeno per far funzionare la sua attività metabolica, che è portata verso sia i grassi, sia i glicidi e sia verso le proteine. Tre sono i sistemi ad alta performance e sono il cervello, beh, ricordatevi che in Trentino negli anni 30 del secolo scorso c'era l'endemia del cretinismo, perché era un territorio a basso contenuto di iodio negli acquedotti. Il cervello, i muscoli e il fegato. E al contrario, nella stessa tiroide ci sono delle ghiandolette che invece subentrano come attività quando l'organismo, non riuscendo a utilizzare molto bene l'ossigeno, e quindi quando siamo in uno stato di acidosi importante, praticamente attiva l'attività di questa ghiandola, una sorta di yin e yang che si attiva per compensazione, andando a depauperare i depositi, per esempio del tessuto osseo, per poter calcificare poi i tessuti, visto che il calcio è un minerale alcalinizzante. E da qui poi nascono tutte le varie problematiche connesse chiaramente alla problematica appunto dell'acidosi cronica latente. E queste ghiandole sono importantissime nella regolazione, noi abbiamo anche in natura tante possibilità di andarla a regolare, così come è importante questa appendice gangliare del simpatico, la midollare del surrene, per la sua attività. Il surrene nella parte midollare ha un'azione soprattutto di tipo simpatico tonico, nella parte corticale il processo metabolico è soprattutto teso a garantire resilienza, resistenza, capacità adattativa, riuscire ad avere un buon bilanciamento fra midollare e corticale del surrene ci permette di avere un buon sistema performante che è capace di adattarsi meglio allo stress. E se lì ce l'ha detto anche, ha detto che in una prima fase, vedete,
abbiamo una fase in cui andiamo incontro a un fattore X, un ossigeno, a qualche fattore di disturbo, a più fattori di disturbo, una fase di allarme in cui l'attività dei surreni, soprattutto la parte midollarica e della tiroide, vanno a iperattivarsi per una sorta di difesa. È chiaro che se rimaniamo per tanto tempo in una fase di attivazione di questo genere, arriverà una seconda fase dove l'adattamento e la resistenza vedrà continuare a resistere le surrenali, ma tendenzialmente la tiroide sarà meno attiva. Sono molti ipotiroidismi subclinici che noi praticamente non vediamo, ma che possiamo dedurre anche attraverso un test S-Drive. Nella terza fase, quando abbiamo un inizio di esaurimento, e questa fase non è auspicabile, le surrenali si indeboliscono ancora di più e la tiroide tenta a compensare, ma non ce la fa. Per cui, mantenendo gli elementi stressori, andando poi a, con un tentativo fallace, perché se non si vanno a togliere i focus infiammatori, se non si va ad agire sul terreno, se non si va ad agire su quella serie di fattori che stanno determinando la crisi del sistema, chiaramente ci troviamo in una fase quarta di esaurimento avanzato. Nella terza e quarta fase è più facile che andiamo a finire nella patologia cronica. Le costituzioni omeopatiche, che sono uno degli argomenti che io tratto nella scuola di alta formazione, ci permettono di consolidare in una chiave di lettura moderna, perché io ho tradotto sia il grande Léon Vanier, che è un medico francese, grande omeopata, costituzionalista endocrino e endocrinologico, e sia due grandi italiani che sono i professori Iro Bianchi e il professor Matarrese. Rispetto alle mie competenze ho cercato di creare una main list di sistemi che possono essere, diciamo, in qualche maniera di riferimento rispetto a un supporto biotipologico ottimalizzato rispetto a quel tipo di biotipo. Per cui ci troviamo di fronte, vedete, a tutti questi livelli di regolazione: la regolazione neurovegetativa, la regolazione energetico-metabolica, l'ormonale, l'ossigenoide, lo stato ossidativo, l'equilibrio acido-base, l'aging costituzionale, la bilancia TH1-TH2, le disbiosi biotipologiche, la flogosi e la regolazione dello stress. Questi sono argomenti che tratteremo nella scuola, dove peraltro io ho imposto di introdurre una lezione di 4 ore sulla semeiotica, e quindi faremo anche una lezione di semeiotica quest'anno nella scuola di alta formazione. Questo dobbiamo chiudere. Questi sono vari grafici, rimane a disposizione la mia relazione per chi la vuole senza problemi. Vedete? Sì, lo spunto è questo. Chiaramente la parte finale è dedicata a tutti questi studi. Vi lascio con l'ultima diapositiva, che questi sono degli studi sul self food. Beh, vabbè, no, vabbè, ma era un'occasione, d'altronde ognuno dei professionisti che sono saliti sul palco penso che oggi potevano stare ore e ore a parlare, visto anche il clima che c'è, però noi cerchiamo di portarvi il minimo contributo. Anche io mi sono adattato anche alla capienza di chi mi ha preceduto e alla capienza di quelli che mi succederanno, perché sennò non voglio togliere spazio a nessuno. Però questa ve la voglio lasciare, visto, come diceva stamattina Mauro, io sono nato omotossicologo. Vi garantisco che se riusciremo a formare una società che sarà a sinistra della linea biologica e non a destra, probabilmente avremo una società migliore, perché, come ci ha insegnato anche ieri Silvia Di Luzio, mente, cuore, anima, spirito sono tutt'uno. Attraverso questa conclusione, nell'ambito della medicina funzionale, la gestione del metabolismo dell'ossigeno a tutti i livelli garantisce un mantenimento dell'armonia dei diversi sistemi, favorendo una salutogenesi con un netto miglioramento della qualità di vita nella quantità di vita. Questa, abbiamo finito. Questa con la slide.
ringraziato di essere nei tempi.